oggi è un evento farlo all'interno del Fusiland. In realtà questo per le capitanerie di porto è un anno speciale, si festeggiano, si celebrano i 150 anni di attività dal 1865. A me piace ricordare 150 anni di servizi per il paese, per il cittadino, ed è questo il ruolo che le capitanerie da sempre fanno, di supporto a tutta l'utenza che si rivolge a noi per tutte le pratiche e per tutte le esigenze connesse al mare, per chi vive col mare, intorno al mare e le sue risorse. E quindi questo quest'anno per noi è speciale per noi condividerlo con tutti. Anni di storia, quanto è importante per voi far parte di questo corpo in una città che ha il mare come unica ragione di vita come Mazara del Vallo? Assolutamente, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nell'ambito di questa iniziativa del Brusiland ha voluto ribadire quello che per noi, per l'intero corpo delle Capitanie di Porto, è un evento particolare. Quest'anno si festeggia, anzi si celebrano i 150 anni di attività che a me piace sottolineare, di servizio al paese, ai cittadini e di impegno a favore di tutte quelle iniziative come quella di oggi che sottolineano l'importanza del mare e delle sue risorse, attività che ci vedono in prima linea per garantire sia dal punto di vista istituzionale la gestione amministrativa delle navi, degli equipaggi e delle risorse, sia dal punto di vista dei controlli per garantire anche la salute del consumatore finale, quindi controlli lungo l'intera filiera della pesca. Uno dei vostri obiettivi è quello del soccorso in mare. Quanto è stato importante adoperarsi per questo tipo di soccorso negli ultimi anni? Quanti episodi siete venuti incontro? Certo, da 150 anni a questa parte le capitanerie di porto hanno fatto del soccorso in mare la loro ragione di vita, che poi è andata sviluppandosi e rimarcandosi in quelle che sono state tante attività di soccorso che hanno garantito il rientro a terra delle persone che erano in emergenza, in difficoltà in mare. Servizio questo delle capitanerie di porto che è unico ed esclusivo in virtù di una convenzione internazionale e che mai come in questo momento storico appare quantomeno essenziale, fondamentale per assistere tutte quelle persone che venendo dal fronte africano vedono in noi una possibilità, una speranza di rifarsi una vita, e quindi il nostro impegno è quello di garantire che questa speranza gli sia assicurata prestando intervenendo in mare qualora ve ne fosse bisogno. Quindi l'attività del corpo a salvaguardia della vita umana di queste persone che vedono, che cercano una speranza di vita diversa da quella che hanno nei loro paesi di origine. Siamo con il presidente del Consiglio Comunale, Vito Cancitano. Quanto è importante festeggiare questi 150 anni in una manifestazione così importante per Mazara come il Brusiland? Sì, è una manifestazione abbastanza interessante per la città di Mazara del Vallo, perché la Capitaneria del Porto di Mazara ha avuto sempre un ruolo primario. Innanzitutto voglio dare il benvenuto al nuovo comandante della Capitaneria del Porto, il capitano Giovetti. La Capitaneria del Porto è quell'arma che non sbriga solo carte, ma salva vite umane. Quindi un grazie da parte mia e dell'intero Consiglio Comunale alla Capitaneria del Porto di Mazara del Vallo.